100 studenti della facoltà di ingegneria si sono sfidati in una gara, in una competizione che consisteva intanto nel vincere una gara vera e propria di corsa e poi nel realizzare i modelli attraverso la stampa 3D. Quindi gli studenti, 100 studenti, hanno dovuto disegnare, costruire, realizzare e poi provare la loro macchinina e sono riusciti a stampare non solo la carena ma anche il telaio e addirittura i cerchioni e quindi hanno fatto un lavoro di team che li ha portato poi a gareggiare. Io ho fornito a loro una macchinina, un set diciamo di base e poi loro hanno dato il loro spunto innovativo creando loro i componenti. Questo era l'obiettivo del progetto che è stato fatto nella facoltà di ingegneria. Questa sera, in occasione della notte della ricerca, abbiamo anche una pista qui all'interno di Studium 2000 dove le macchine vengono messe alla prova. Esatto, infatti gli studenti ripropongono quello che hanno fatto e dimostrano, fanno proprio una vera e propria dimostrazione di quello che hanno realizzato loro durante il progetto che si è svolto e definito lo giugno scorso. Quindi sarebbe immagino possibile adesso avere una dimostrazione pratica di quella che è l'attività realizzata. Assolutamente, adesso passiamo alla realizzazione e alla messa in pratica.